Io non faccio il mimo, non sono Marcel Marceau. Indico la taverna, le dico hai fatto questo gesto, indico la pancia anch'io, per la verità non faccio altri gesti osceni che potevano essere fatti in maniera molto più esplicita ed evidente. Voglio indicare che cosa? Che quello che io imputo alla Lezzi 20 minuti dopo era stato fatto in quel modo 20 minuti prima dalla Lezzi. Interrompendo un oratore, vedrete la gazzarra, vedrete cosa le esce di bocca dalla taverna, perché la taverna poi mima a sua volta il presunto gesto di Barani, perché è Barani che è contestato in aula, non io. Io sono stato processato il giorno dopo perché di tutta la gazzarra c'erano solo le mie immagini avulse dal contesto. Quando le vedrete nel contesto e vedrete che io non c'entro proprio nella gazzarra, e che la taverna non solo dopo 18-20 minuti comincia a spraitare, ad inveire porco maiale e ogni altro epiteto ed infettiva, ma mima il gesto di Barani in maniera diversa. Allora la malizia forse è gli occhi che gli ha guardato, non nel gesto che è stato fatto. Allora Grasso, domani lo dirà anche il senatore Falanga, Grasso ha mentito al senatore Falanga, e lo dico con la consapevolezza del fatto che ne è testimone il senatore Falanga. Il senatore Falanga, quando ha fatto notare che io non ero sul banco degli accusati e argomentavo di essere, così come ho argomentato in giro per tutte le televisioni di questo mondo, che era un gesto di risposta, che indicavo qualcosa che altri avevano fatto, lo ha invitato a prendere visione dei filmati, cioè gli stessi filmati che abbiamo e che domani vi faremo vedere. Grasso dice, li ho visti io, non c'è niente. Ed è gravissimo, perché Grasso avrebbe, non solo non punire Barani, perché loro hanno valutato il fatto estrapolato, cioè si vede che Barani prende la Costituzione dal banco e la mostra e poi fa il gesto, mangiatevela, perché sia i grillini che i leghisti agitavano la Costituzione. Mi segue? Se la taverna, al di là del gesto della Lezzi, avesse subitaneamente denunciato questo equivoco, o che quello che a lei era sembrato un gesto sessista, sarebbe stato forse anche credibile, non so se ho reso l'idea, ma che lo faccia 20 minuti dopo essersi consultato con un altro senatore, con la senatrice Lezzi, e confabulano, anzi c'è anche uno che fa con la mano così, a mio modesto avviso è una messa in scena. Poi, come io sono stato giudicato non dai giornalisti, ma dalla gente, il mandare in ordine a questi filmati, ognuno trarrà la propria opinione, ma ho tenuto fede all'impegno, continuo lo sciopero della fame fino a quando il presidente Grasso non mi renderà giustizia.